Siamo in compagnia del sindaco di Teggiano, parliamo di una importante pronuncia da parte del TAR circa l'ultima vicenda che ha coinvolto ancora una volta il comune di Teggiano, però questa volta parliamo delle amministrative che si sono svolte nel mese di maggio scorso. Ecco, una sua posizione in merito e soprattutto ecco, un suo commento a caldo. Il mio commento è di enorme soddisfazione, non per me personalmente, né per la compagine che io rappresento, ma la soddisfazione è enorme soprattutto per la comunità che rappresento, per quei giovani che hanno creduto in una visione di futuro, in un modo alternativo di fare politica, per quella gente che si è espressa dopo una competizione elettorale misurata nei toni e nei contenuti, e si è espressa in maniera diciamo così chiara. E questa comunità che non avrebbe, come dire, meritato una caduta di stile così, e soprattutto una scelta fatta per perseguire interessi personali, dimenticando che avremmo lasciato una vacatio amministrativa in un periodo molto delicato della storia del mondo, no? D'Italia, ma soprattutto delle zone periferiche come la nostra, dove le opportunità sono già poche e rischiavamo di perdere le ultime opportunità che ci rimangono, quello per esempio dei fondi per l'accelerazione della spesa che verranno promosse credo a breve dalla Regione Campania, o anche entrare, agganciarsi all'Europa per quello che io ritengo saranno gli ultimi capitoli di spesa per le nostre zone, quello dei fondi 2014-2020. Ecco, c'era bisogno e c'è bisogno tuttora in questo comune di una fervida attività di programmazione, di lavoro, per evitare la stagnazione che come dire, forse è entrata come un virus nelle nostre coscienze. Noi dobbiamo dare dei segnali di ottimismo alla nostra gente. Siamo in compagnia dell'avvocato Matera, parliamo di questa importante sentenza pronunciata da parte del TAR per quanto riguarda ecco, una situazione inerente alle scorse amministrative nel comune di Teggiano. Ecco, lei, ricordiamo brevemente la vicenda, insomma, se possiamo appunto ricordarla. Certo. E alle scorse elezioni amministrative del comune di Teggiano sono state presentate due liste. La lista del candidato a sindaco, il dottor Rocco Cimino, poi risultata vincente, e la lista capeggiata dal dottor Pietro Di Candia. Nel momento della presentazione della lista, della lista capeggiata dal dottor Rocco Cimino, ci sono state delle contestazioni, cioè al momento della sottoscrizione della firma, cioè la firma viene, la lista viene presentata da alcuni cittadini elettori del paese. Quindi al momento della sottoscrizione della lista e della presentazione bisogna recarsi da un notaio, da un pubblico ufficiale o da persona indicata dalla legge che autentica la firma dei sottoscrittori. Al momento della autentica e quindi della sottoscrizione non era stata indicata la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori. La cosa però veniva facilmente superata perché il notaio aveva indicato in maniera molto chiara il documento di riconoscimento dei vari sottoscrittori, per cui il documento di riconoscimento conteneva sia la data che il luogo di nascita dei singoli sottoscrittori, per cui non vi era nessuna ragione per un'esclusione, se non che la sottocommissione incaricata a verificare la regolarità aveva in un primo momento ricusato la lista, ritenendo che questi vizi fossero vizi insanabili. A questo punto il dottor Cimino e i presentatori della lista proposero un'istanza con la quale chiedevano in via di autotutela di rivedere la decisione e di riammettere la lista. A questo allegavano la copia dei documenti di riconoscimento che confermavano la regolarità, perché i documenti di riconoscimento già indicati nell'atto di sottoscrizione chiarivano in maniera evidente gli estremi e le generalità dei vari sottoscrittori.
i ricorrenti ritenevano che questo fosse un vizio insanabile, a differenza della sottocommissione che riteneva superato il problema e quindi ha riammesso la lista. E questo è stato oggetto del contendere, cioè loro hanno impugnato la riammissione della lista ritenendo che non vi fossero i presupposti. Quindi da parte sua, infatti, c'è stata, allora possiamo dirlo, c'è stata soddisfazione chiaramente da parte sua? Certo, c'è stata una soddisfazione innanzitutto professionale, logicamente per l'avvocato ogni decisione positiva è motivo di soddisfazione.